Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il dodicesimo episodio della serie in cui valuto tutte le stagioni di Conan e siamo appunto alla dodicesima stagione. Arriviamo a 30 like per il continuo della serie che tra l'altro piano piano sta quasi andando verso il termine. Qua siamo già ormai a fine saga di Belmont, possiamo dire. Partiamo però subito con la valutazione. Il primo episodio sono i 316-317 della numerazione giapponese. Chiamati il mistero di Faccia di Lupo, in cui Goro, Ran e Conan assistono a un incontro di wrestling e c'è questo lottatore che indossa sempre questa maschera da lupo e durante il combattimento uno dei wrestler viene ucciso nello spogliatoio e vedono un video di questa faccia di lupo che uccide questa persona. Però Conan appunto dubita che sia stato veramente Faccia di Lupo, ma qualcuno abbia utilizzato la sua maschera. E infatti riuscirà poi a scoprire chi si trova veramente dietro questo travestimento. È un caso un po' nella media di Conan, direi un po' banale appunto per gli standard di Conan. È carina questa cosa del travestimento del lupo, eccetera, il coso dell'omicidio non preregistrato, ma comunque registrato in diretta, perché hanno visto il video, però appunto con la maschera. Però si capiva fin da subito che ovviamente non poteva essere stato veramente lui, ma era stato qualcun altro. È un caso carino, senza troppi problemi, lo metterei su un 3 su 5, un po' sulla media, niente di troppo memorabile. Poi abbiamo un caso invece molto carino, anche perché ovviamente c'è Eiji, ovvero Prigionieri in soffitta, episodi 323 e 324 della numerazione giapponese, in cui Eiji e Kazuha si erano recati a Tokyo per parlare con Conan di un caso di omicidio che poi tra l'altro avverrà nel caso successivo, ma vengono rapiti e imprigionati dentro una soffitta. E questa donna poi mostra ad Eiji un codice che lui deve risolvere per poi aprire una cassetta di sicurezza che contiene delle prove che manderebbero in prigione questa donna, che era un'avvocatessa che si faceva ricattare facilmente. Poi Ran e Conan non vedono non arrivare Eiji e quindi iniziano a preoccuparsi. E Eiji manda un indizio a Conan e Conan appunto si accorge di quello che è successo a Eiji. E poi con una scusa Eiji riesce a uscire dalla cantina dalla soffitta insieme alla donna e vengono poi trovati in banca da Conan che aveva già risolto il codice e poi niente, verranno la donna e i loro complici verranno catturati e poi Eiji andrà a discutere sul vero caso. Un caso questo, l'ho detto molte volte nella serie, ma è diverso dal solito, non c'è un vero e proprio omicidio, almeno durante il caso. È più Edge appunto che viene rapito e devono trovare un codice in qualche modo per poterlo liberare. È una delle poche volte in cui c'è, diciamo, un protagonista o comunque personaggio chiave della serie che si trova in una situazione di pericolo abbastanza grave. Tra l'altro, il protagonista in questi episodi è anche Edge proprio. Infatti, Conan non apparirà chissà quanto se non alla fine per risolvere appunto il codice. Un episodio molto molto carino. Forse un 5 su 5, forse no, perché alla fine non succede niente di troppo di mistero, non è che sia chissà che è meglio la situazione in cui si trovano, è molto carina, lo metterei in 4 su 5. Poi abbiamo il caso successivo, ovvero un cavallo rosso fuoco, che è di 3 episodi, con sempre Edge ovviamente, che in realtà sarebbe... No, non è uno speciale questo, scusate, da 4 episodi solitamente in Giappone sono speciali. E sono episodi 325, 326, 327, sempre della numerazione giapponese. Questo è appunto il caso di cui Eiji voleva parlare a Conan e per cui era venuto a Tokyo, che poi era stato incastrato nel caso precedente. E praticamente c'è questa persona, un piromane, che brucia degli appartamenti o dei luoghi particolari e lascia una statua con un cavallo rosso fuoco in tutti i luoghi a cui appicca l'incendio. Poi viene appiccato l'incendio proprio nella villa della donna che aveva contattato Eiji per questa situazione. E viene trovato anche il cadavere della donna. E lì c'è anche la statuetta del cavallo rosso. Poi Eiji e Conan, anche con Goro e gli altri, indagano insieme alla polizia. E
per capire se l'incendio era veramente stato provocato dal piromane o da una persona che si era finta lui per fare questo omicidio. Infatti, fino a quel momento non c'erano stati ancora morti. E uno di questi sospettati poi confesserà appunto di essere il colpevole, ma poi si scoprirà che stava mentendo, in quanto non sapeva dare nessuna spiegazione sul movente e neanche in che modo aveva fatto questi delitti. E l'uomo era stato, praticamente era stato fatto un lavaggio del cervello ed era stato convinto di essere stato lui, quando in realtà era stato indotto a confessare a un'altra persona, che appunto in realtà non era un piromane seriale, ma gli altri incendi solamente per mandare in una strada sbagliata la polizia e credere che sia stato una specie di caso. Invece il suo vero obiettivo era proprio uccidere quella donna, di cui non era un vero piromane seriale. Un caso molto molto bello, anche abbastanza intricato. Sicuramente darei il 5 su 5. 5,5 però non lo so. Per ora lascio su 5 su 5, direi. Comunque un ottimo caso. Poi abbiamo Un'amicizia infranta, episodi 329-330. Ormai vi dico che la numerazione sarà sempre giapponese, perché inizierà a staccarsi un po' troppo da quella italiana, quindi, che tra l'altro da messa notturna piena si cambierà e verrà anche sbagliato, infatti verrà diviso in 5 episodi, ma in realtà saranno 6, quindi per non fare confusione vi dico la numerazione giapponese, che è giusta al 100%, in cui Conan con i giovani detective a caso vanno in gita e la parte iniziale del caso è anche molto importante per la trama, infatti parlano del diario di Takura, scienziati Miyano, eccetera, organizzazione. Verrà anche detto il particolare della chiamata con Itakura e Belmont con il gatto. Però vabbè, il caso non si concentra su quello, ma durante il tragitto conoscono alcuni ragazzi che avevano raggiunto la stessa zona con un camper. Poi decidono di andare in una zona panoramica per vedere i fuochi d'artificio, ma una ragazza tra loro si allontana e poi viene trovata morta. E tutti indagano, sembra un incidente che è avvenuto con una bicicletta. Però Conan non se la fa andare bene questa spiegazione, analizza un po' la situazione con i sospetti e tutto, e utilizzando la voce di Agasa poi risolve il caso trovando il vero colpevole. Anche questo è un caso un po' sulla media, abbastanza carino, il finto incidente e tutto. Non direi due perché comunque è un bel caso, però direi un 3, proprio a malapena 3, 2 perché 2 non se lo merita, però 3 sì, dai, un po' che traballa tra i due. Sicuramente questo qua lo preferisco perché è un po' più particolare. Poi abbiamo Cena a base di Carrie, episodi successivi, ovvero 331 e 332, in cui ci sono Goro, Ran, Conan e anche Sonoko, che vengono invitati a giocare a tennis e vengono ospitati da una persona e scoprono però che suo padre si era impiccato nella sua stanza. Ma Conan non è sicuro del fatto che si tratti di un suicidio. E Conan sospetta che il colpevole sia proprio il figlio. Però Conan non riesce a far risolvere il caso a Goro perché aveva il raffreddore. E quindi deve dare sempre degli indizi per far risolvere il caso poi da soli a Goro e Yamamura, in quanto non può fingere la voce degli altri. Dettagli un po' particolare, un po' per ridere, direi. Non è un caso, però, chissà quanto memorabile. Due forse anche un po' bassino, però non lo so, qualcosa in meno rispetto agli altri. Non c'è i soliti tre sospetti, è sempre l'unico solo sospetto. Questi casi qua, l'ho già detto anche inizio della serie, sono inferiori rispetto agli altri, in quanto si sa già chi è il colpevole. L'unico problema era trovare in che modo avesse ucciso il padre, però vabbè, 2 su 5 gli darei, niente di troppo particolare. Poi abbiamo il caso successivo, cronache di una morte annunciata, episodi 133-334, in cui Conan, Ran e Eri, non Gore, in quanto Eri si sostituirà a Goro, si recano in una villa per scoprire chi aveva attentato la vita al proprietario appunto di questa villa. E mentre però analizzano le prove, l'uomo viene ucciso mentre loro speravano lì. E arriva anche Yukiko che indaga sulla scena del delitto per conto sostituendo Yusaku, così come Eri sostituiva Goro.
E poi le due donne si incontrano e veniamo a conoscenza del fatto che andavano nella stessa scuola e che avevano anche partecipato a una gara di bellezza, Miss Titan se non sbaglio, nel quale erano giunte in finale loro due. E poi il voto finale per stabilire chi avrebbe vinto la Miss Titan era proprio Goro. E poi si scoprirà più avanti chi avrà votato Goro. Infatti le indagini proseguono e verrà risolto il caso, in quanto verrà risolto poi da Yukiko dopo che Conan gli ha rivelato tutte le informazioni, ovvero il colpevole, il modo che lo ha ucciso, eccetera. E le due quindi vanno da Goro per scoprire che aveva votato lui. E Goro dirà di aver votato Eri, però sbagliando, in quanto in realtà aveva capito che era Miss tipo imbranata o qualcosa del genere, e quindi aveva sbagliato, se no avrebbe vietato Yukiko. Quindi chi ha vinto è ancora un po' un mistero. Perché lui in realtà ha votato Eri, però voleva votare Yukiko, quindi diciamo che è un pareggio. Un caso molto particolare questo, vediamo pochissime volte Eri e Yukiko all'azione, insieme praticamente mai, questa è forse l'unica volta. Tra l'altro sono un ottimo duo, quindi soltanto per questa cosa particolare darei un 5 su 5, anche per questa storiella passata che è abbastanza carina. 5 su 5 direi. Il caso è carino, niente troppo particolare, però ci sta. Poi abbiamo il successivo, che è 335-336, intitolati Nessun rumore, che si collega appunto alla presenza di Yukiko. E Yukiko porta Conan e i giovani detective a vedere l'anteprima di un film di Kamen Yaiba, se non sbaglio. E durante il viaggio, però, Yukiko si accorge che c'è una macchina che li sta inseguendo. E ovviamente se n'era accorto anche Conan, e riesce però a seminarla. E poi, a caso di un contrattempo, verrà posticipata la messa in onda di questo film. E quindi i bambini vanno a dormire allo studio di uno di questi, un membro del cast, insomma. E durante la notte, quando la stanza era buia e anche tra l'altro molto disordinata, venne ucciso una persona che si trovava all'interno della stanza che stava dormendo. Conan riesce a capire il trucco e in che modo lui è riuscito a muoversi durante il buio a commettere un omicidio. E se non sbaglio, aveva attaccato del nastro adesivo che quando si spegneva la luce veniva illuminato, insomma, adesso non mi ricordo come si chiama. E però nota sempre questa macchina che diciamo che li sta spiando dall'esterno dell'abitazione e sospetta che appunto sono membri dell'organizzazione, in quanto con loro ovviamente si trova anche AI. E alla fine queste persone però contattano al telefono Akai, Shuichi Akai, per rivelarli che hanno perso il loro obiettivo, non lo trovano più. Questo è sempre abbastanza collegato alla trama, che sta tra l'altro per spiccare, qua c'è un mistero notte luna piena. Episodio carino, sempre che porta avanti la suspense della saga di Belmont. Però direi che alla fine è un episodio sempre sulla media, direi un 3 su 5, va più che bene. Poi abbiamo le 4 Porsche, episodi 138-139. In cui Conan e Agasa sono alla ricerca di un medico che possa visitare Ai in quanto si sente male. E Conan però tra l'altro dirà ad Agasa che il dottor Araidi non è disponibile in quanto era appunto occupato. E vanno a un laboratorio più vicino che si trova all'interno di un centro commerciale. Però Ai non può essere visitata subito e quindi vanno a fare un giro per i negozi. Però Ai rimane da sola in auto, in quanto non ce la fa, insomma, si sente troppo male. E però mentre Conan e Agasa si dirigono verso il parcheggio, viene commesso un omicidio. E Conan risolve appunto il caso, che è sempre legato a queste quattro Porsche, tra cui tra l'altro anche un'auto identica a quella di Jin, però non è appunto quella di Jin. Poi, mentre Conan risolve il caso, Ai verrà portata da Jody Araide appunto a casa di Agasa per curarla. Infatti scoprirà che Araide in realtà non era occupato. E poi si vediamo anche tra l'altro Akai e Belmont che bruciano la foto di Ai e dicono di averla finalmente trovata. E vediamo che sia Akai che Belmont stanno ascoltando le conversazioni dentro casa Agasa. Infatti hanno piazzato dei microfoni nascosti, insomma. È sempre un caso che porta avanti la suspense della saga di Belmont.
visto che qua se è il caso in cui alla fine scoprirà, non voglio fare troppi spoiler, però che tutti e due i lati hanno finalmente trovato AI in un modo tratto particolare, scoprirà anche i sospetti di Conan e tutto. Direi un 4 su 5 perché porta benissimo la suspense del caso. Questo è addirittura quasi 5 su 5, ma per il caso in sé non è chissà che. E quindi direi 4. È il compromesso perfetto. Poi abbiamo il caso successivo, che è il segreto nascosto nella toilette, episodi 340-341, in cui abbiamo Conan, Aiyah e Agasa che si recano a casa di un vecchio amico di Atsushi Miyano, ovvero il padre di Aiyah. E racconta di come Atsushi fece visita a casa nel suo ufficio, insomma, nel luogo in cui si trovano, a casa loro, adesso non mi ricordo bene, insieme a sua moglie Elena e alla sua figlia Kemi, che era ancora una bambina. E però, dai, diciamo un altro particolare, ovvero che a Kemi, pochi mesi prima della storia, diciamo, attuale, aveva visitato la loro casa, era andata in bagno velocemente, ne era andata via e quindi aveva nascosto probabilmente qualcosa. E poi poco tempo dopo era appunto stata trovata morta. Però mentre sta per finire il racconto muore avvelenato da un'altra persona che dico poi Conan scoprirà l'identità e verrà appunto arrestato. E Conan e Aiyah vanno a cercare in bagno e trovano questo oggetto che Akemi aveva nascosto, che erano delle audiocassette incise per Aiyah da sua madre Elena. Che erano, diciamo, delle specie di regali di compleanno per ogni anno, un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, fino forse a 18, adesso non mi ricordo. E c'era tra l'altro un messaggio segreto che verrà bloccato e quindi non, di cui ancora per chissà quanto tempo, fino al Mystery Train, non sapevo mai cosa voleva dire sua madre ad Ai. Anche questo è un caso carino per quanto riguarda sempre la trama principale, scoprire appunto cose in più su Akemi. Sui genitori di AI, di cui sappiamo ancora oggi sappiamo molto poco. Sempre porta avanti lo sviluppo del personaggio di AI, che è tra i migliori. Però il caso rispetto alle quattro Porsche è comunque inferiore. Però la trama viene portata avanti molto bene. Però dai, gli do comunque un 3 su 5. Poi abbiamo Caccia al ladro, che è l'ultimo caso pre Mister Notte in una piena. In cui abbiamo Ran, Sonoko e Jody che vanno in un negozio e scoprono che un'amica appunto di Ran e Sonoko sta per essere licenziata dal negozio in cui lavora perché il proprietario si è accorto di vari furti che sono avvenuti e sospetta che sia stata proprio lei in quanto i furti avvengono solamente quando lei quando c'è il suo turno di lavoro. Ran però vuole dimostrare la sua innocenza, senza però chiedere l'aiuto ai Shinichi per risolvere il caso. Poi Guts comunque riuscirà a risolvere il caso da sola, chiamando Shinichi, che gli dirà appunto che aveva indovinato tutto con qualche indizio poi lasciato da lui. Vabbè, il caso alla fine poi scopre che non era stata lei. E alla fine del caso però Ran e Sonoko si recano a casa di Jody e Ran entrando in bagno per casualità riesce a trovare le foto di Conan, Shinichi, Eiji e anche di se stessa dentro l'armadietto all'interno del bagno. E poi tra l'altro Shinichi chiede anche a Ran se era stata a casa sua perché ha notato degli oggetti un po' spostati e Ran risponderà di no. Quindi si porta sempre avanti questo mistero che appunto sta per scoppiare definitivamente con la fine della saga di Belmont. Molto molto carino. Il caso in sé non è niente troppo particolare, però sempre per quanto riguarda la trama lo vado a mettere in 3 su 5. Poi abbiamo l'episodio speciale di 2 ore e mezzo, uno dei più lunghi di sempre, Misterio Notte in una piena, episodio 345. Questo va diretto, direi senza troppi dubbi, in 6 su 5. Direi forse il caso migliore di sempre per la storia di Conan, ancora fino ad oggi, direi. Sicuramente per quanto riguarda la trama, direi che è il migliore. Soltanto la parte tra scontro tra rosso e nero direi che può pareggiare questo qua. Però questo è proprio un caso unico, invece là sono diversi casi più sparsi con una durata tra l'altro molto molto maggiore. Qua credo che sappiate tutti cosa succede, non c'è bisogno che ve lo vado troppo a spiegare, comunque. C'è questa festa di Halloween in cui sono invitati anche Shinichi e Sonoko. Shinichi però ovviamente
diciamo che non potrà andare, almeno così sembra, e questa lettera che arriva anche a Goro viene firmata da una certa Belmoth, che ovviamente loro non riconoscono l'identità, ma Conan sì. Poi niente, non voglio fare un po' di riassunto totale perché comunque sarebbe anche troppo lungo da raccontare, pieno di colpi di scena, si scoprirà la vera identità appunto di Belmoth, di Jody, di Shuichakai, Dottor Araide, travestimenti e colpi di scena proprio dappertutto con Shinichi che si reca là, vodka travestito che vede Shinichi, però Shinichi che si toglie la maschera e si vuole essere Eiji, Ai che era stata diciamo catturata all'inizio sembra da Jody, poi però da Belmoth che si toglie la maschera che dovrebbe essere Conan, che aveva messo molto, aveva fatto scacco matto a Belmoth, però arriverà poi Ai a rovinare la situazione, ma verrà salvata poi da Shuichakai, un membro dell'FBI, il miglior cecchino in assoluto, che ferma Calvados, un altro membro, e poi mette alle strette Belmoth, che però scapperà in macchina proprio con Conan e sparerà le gomme dell'auto facendole esplodere, quindi lasciando le soluzioni lì. Akai, vedendo Ai per terra, dirà che non può ancora incontrare quella bambina e ancora ad oggi non l'ha ancora incontrata, e Ai in teoria non sa che Akai è ancora vivo, poi scoprirà di più su di lui più avanti, sul suo legame con sua sorella, eccetera. Poi la parte finale con Conan e Belmoth, con la chiamata del boss che Belmoth però fermerà, con una strategia un po' particolare, e scoprirà appunto che Belmoth tiene moltissimo sia a lui che a Ran, perché era proprio lei il serial killer, diciamo, di New York, si era travestita da lui dopo averlo ucciso, è stata quindi salvata da Shinichi e Ran qualche anno prima. Anche l'intervento di Ran per salvare Ai, tutto molto veramente quasi perfetto, direi. Qua siamo nel picco di Conan senza troppi dubbi. Appunto anche Belmoth che protegge Ran, e in quanto poi Jin chiede a Belmoth se lei conosce Shinichi Kudo, e lei risponderà appunto di no, per appunto salvarlo, in quanto Vodka l'aveva visto nella nave durante quel caso tratta, che è quello molto molto bello. Qua è veramente quasi tutto perfetto, se non tutto. Quindi veramente bellissimo caso. Tra l'altro sto già lavorando alla seconda parte della saga di Belmoth, e ci sarà un riassunto molto dettagliato di questo caso. Non so ancora quando uscirà. Non so ancora quando uscirà, ma spero molto molto presto. Però si vedrà comunque. Poi abbiamo però, non finisce qua la stagione, ci sono altri due casi. Il primo è questo, che è la chiave del mistero, in cui appunto poi si chiude quella situazione sempre in Mystery Train, con Ran e Sonoko che vanno a trovare Jody in ospedale, verrà raccontata questa storia finta di perché aveva le foto di Conan e Shinichi, che Ai era stata rapita, eccetera, in quanto l'FBI non può dire che stava lavorando per fermare l'organizzazione della polizia, visto che in realtà non dovrebbero trovarsi neanche lì e non potrebbero neanche avere le armi. E Jody chiede ad Ai se vuole entrare nel programma di testimoni dell'FBI per mettersi in salvo. Poi appunto avverrà questo caso in cui Ayumi viene scaraventata a terra da un uomo che sta scappando dopo aver ferito una ragazza, e riuscirà in qualche modo a vedere qualcosa su di lui, e quindi penserà di poter, se, che se lo, lo vedesse un'altra volta lo potrebbe riconoscere senza troppi problemi. Viene anche trovata questa chiave con la S, insomma un po' di indizi. E Ayumi vuole vedere da vicino questi tre sospettati, però Ai glielo sconsiglia dicendole che si metterebbe in pericolo se questo criminale venisse poi scagionato per insufficienza di prove. Però Ai dice ad Ayumi che non vuole Ayumi dice ad Ai che non vuole nascondersi e dalle sue responsabilità, e quindi vuole acciuffare quel criminale in tutti i modi. Poi vabbè, Conan troverà amabilmente e niente, insomma. Poi alla fine del caso Ai rimarrà, insomma rifiuterà l'offerta della protezione testimone da parte dell'FBI, sia perché dalle parole di Ayumi e sia perché non vuole lasciare Conan e gli altri, insomma. E Jody, insomma, niente, capisce cosa prova Ai e le augura buona fortuna. Mentre
bellissimo per quanto riguarda l'evoluzione del personaggio di Ai e il suo rapporto con Ayumi, anche quello con Conan, eccetera. 5 su 5 forse un po' esagerato, perché nel caso è troppo particolare, però un 4 su 5 se lo merita tutto. Anzi, no, ragazzi, questo per l'evoluzione del personaggio, cose che ormai si vedono poco. 5 su 5. L'ultimo caos di questa stagione è il cellulare dimenticato, episodio 350-151, in cui viene trovato questo cellulare nel caffè Poirot, che è il bar che si trova sotto l'agenzia di Goro, e grazie anche all'intervento di Yumi poi riescono a scoprire il legame che c'è tra l'uomo che era trovato, un uomo che si è trovato morto, quindi un cadavere, e quel cellulare, e quindi iniziano a indagare per scoprire l'identità di questo uomo. E per risalire all'indirizzo del proprietario, il cellulare, Conan ricorda anche l'incontro con Belmont e l'occasione che aveva perso per scoprire il numero e l'indirizzo del boss, di cui ho già parlato prima di Mezzanotte Luna Piena. Sono dei strani numeri memorizzati. Conan sospetta che si tratti di un codice, riesce a risolverlo, scopre di che è il cellulare e che è appunto il colpevole. Questo è un caso in realtà un po' sulla media, ma anche un po' più bassa a dire la verità. Quindi lo metterei 2 su 5, niente troppo particolare. Vedendo qua però, secondo me, questo è un 5,5 se lo può meritare senza troppi problemi. Anche solo per la presenza di Eiji. E niente ragazzi, questa è la stagione, adesso farò un piccolo calcolo, ci vediamo subito. La media finale è di 3,73. Trova al momento all'ottava posizione su 12 stagioni, non un ottimo posizionamento, ma ha veramente un bel numero di episodi, maggiore rispetto a diverse altre stagioni, casi molto belli, forse il migliore in assoluto. E qua purtroppo ha due casi con 2 su 5, ma non posso farci niente, tanti 3, tanti casi sulla media. Diversi casi carini, questo molto bello, però comunque niente troppo assurdo quanto riguarda i casi normali, così possiamo chiamarli. Invece quanto riguarda la trama, appunto, siamo al top senza troppi problemi. Mi dispiace un po' che sia così basso, visto che questo forse è il migliore episodio in assoluto. Quindi io darei un piccolo bonus, sapete? Uno 0,5 in più gli darei, quindi facciamo 49 diviso 13. La media finale è questa, un poco più alta. Però adesso con 3,76 salirà un po' di qualche posizione e troverà al settimo posto in questo momento. Scavalcherà di 0,1 l'ottava stagione, se lo merita. Ah, questo qua sarà l'unico caso della serie a cui darò 6,5, perché è veramente perfetto. Forse un po' troppo alto come voto, questo sì. Però è un caso veramente perfetto sotto ogni punto di vista. Sia il caso di sfondo nella nave con Yukiko, Eiji, Goro, Sonoko. La trama veramente perfetto. Niente ragazzi, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate. Lasciate like se vi è piaciuto. Per il prossimo episodio arriviamo a 30 like. E niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti.